Salve a tutti amici youtubers e bentrati dal vostro gatoreggio Rosso94 e benvenuti ad una nuovissima puntata con i 5 top e flop di quest'ultima giornata di campionato. Vi invito come al solito a lasciare tanti mi piace se volete una prossima puntata e a scrivermi qua sotto nei commenti quali cose belle e quali cose brutte avete visto voi in quest'ultima giornata di Serie A. Detto questo, buona visione. Numero 1. La rovesciata di Simi alla Ronaldo. Non potevo non iniziare con il gesto tecnico più incredibile di questa giornata, una rovesciata pazzesca di Simi alla capolista che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi allo stadio e allo stesso tempo riaprire un campionato altrimenti virtualmente chiuso. Il gesto è sorprendente non solo per la grande coordinazione e precisione, ma anche perché viene dai piedi di un giocatore che sia fisicamente che tecnicamente ci aveva abituato a giocate ben diverse, un po' come Mandzukic quando segnò in rovesciata nella finale di Champions. Il calcio è bello anche per questo. Numero 2. Un capovolgimento di emozioni. Mi voglio ricollegare al primo punto per sottolineare la bellezza del campionato attuale, che nell'arco di 90 minuti ha capovolto completamente speranze ed emozioni di tantissime tifoserie. Partendo dai primi posti si è passati in poco tempo da un più 9 della Juve, dal Napoli a un più 4, grazie al pareggio del Crotone e alla rimonta dei partenopei. In zona Champions la Lazio ha rimontato due volte la Fiorentina e si è subito riportata alla pari con le pretendenti Roma e Inter. In zona Europa League la Samp ha vinto al 93esimo e si è portata a meno 3 al sesto posto del Milan, mentre in zona retrocessione il pareggio del Crotone ha reso la lotta per la salvezza ancora più avvincente. E per fortuna che per qualcuno questo è uno dei campionati peggiori. Numero 3. La strepitosa rimonta della Lazio. Non potevo poi non dare risalto alla grandissima vittoria della Lazio in casa della Fiorentina, un'impresa avvalorata dal periodo d'oro dei padroni di casa e dai dubbi episodi arbitrali che hanno condizionato tutta la partita. Gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti a ribaltare per ben due volte la compagine viola, segnando ben 4 gol senza neanche il bisogno del bomber Immobile. Una partita che in sintesi ha confermato il grande potenziale offensivo dei bianconcelesti, ma allo stesso tempo le tante lacune difensive che non gli hanno permesso finora di ottenere un posizionamento maggiore. Numero 4. La tripletta di Veretout. Guardando l'altra faccia della medaglia, non si può non dare i meriti anche alla strepitosa tripletta di Veretout, che conferma ulteriormente la sua grande importanza per la squadra di Mister Pioli. Su punizione, su rigore e con un sinistro preciso, il centrocampista è riuscito a punire la Lazio in tutti i modi, meritando la palma di migliore in campo insieme allo spagnolo Luis Alberto. Personalmente spero che la Roma riesca ad acquistarlo nel mercato estivo. Un giocatore come lui ci servirebbe come il pane. Numero 5. Il ritorno di Milik. Uno dei giocatori più decisivi delle ultime partite del Napoli è stato senza dubbio Arkadiusz Milik, rientrato a pieno regime da poche settimane negli schemi di Mister Sarri. Il polacco è riuscito in pochi giorni a segnare ben 2 gol decisivi e a mancarne uno per un miracolo di Donnarumma, confermando l'idea che meriterebbe la titolarità al posto di uno stanco Mertens. Dopo un doppio infortunio come il suo, non ci si poteva aspettare rientro migliore. Detto questo, ecco a voi i 5 flop di quest'ultima giornata, secondo la mia opinione. Numero 1. Lo spettacolo di Spal Chievo. Non fraintendete le mie parole, so bene che il valore tecnico delle due squadre rende difficile la visione di un vero calcio spettacolo, ma personalmente, visto l'obiettivo salvezza di entrambe le squadre, mi sarei aspettato qualcosina di più. È sembrata al contrario una classica partita del Chievo di fine stagione, con ben poche occasioni e un punto che alla fine non fa felice nessuna delle due squadre. Numero 2. L'ennesimo stop del Milan. Se bisogna trovare un aggettivo per definire la stagione del Milan è discontinuità. Inizio deprimente, metà campionato alla grande e poi di nuovo un crollo di risultati. I rossoneri infatti non vincono in campionato da un mese preciso e il pareggio in casa del Torino non ha fatto altro che allontanare la zona Champions e avvicinare la Samp al sesto posto. Se non dovessero almeno ripetere la stessa posizione dello scorso anno, si potrebbe senza dubbio parlare di un vero e proprio fallimento. Numero 3. L'autogol sfortunato di Zukanovic. Nell'arco della sua esperienza romana, Zukanovic era riuscito a regalare ben poche soddisfazioni, con alcuni errori grossolani che hanno complicato leggermente la corsa per un posto in Champions. Tornato in questo stadio, allora ha deciso finalmente di fare qualcosa di buono per noi, staccando sul cross dalla destra e spedendo la palla nella sua stessa porta. Un autogol certamente sfortunato, ma a dir poco evitabile. Numero 4. La stagione travagliata di Belotti.
Con il Milan, il Gallo ha avuto una grande opportunità di ritrovare il gol dopo un mese dall'ultima volta, ma il suo rigore si è stampato di nuovo sulla traversa. Quest'anno è stato decisamente al di sotto delle aspettative, e nonostante i 9 gol segnati, sono sicuro che molti stanno già rimpiangendo l'offerta a Mostra rifiutata nello scorso mercato estivo. Numero 5. La quasi retrocessione del Benevento. Vero che questa conclusione era prevedibile già da diverso tempo, ma vedere una squadra e una tifoseria arrendersi già a 4 giornate dal termine fa sempre effetto. I giallorossi hanno fatto davvero tutto il possibile, ma hanno dovuto far fronte a grandi limiti tecnici e soprattutto alla mancanza di fortuna, entrambe necessarie per ottenere i propri obiettivi. Alla prossima! Bene ragazzi, questi erano i 5 episodi top e flop che ho deciso di inserire in questo video per l'ultima giornata di campionato. Fatemi sapere nei commenti quali avreste messo voi e vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto e sempre e comunque, Forza Roma! Ciao ragazzi!